22 luglio 2024, 13:02. Stiamo guardando il sole vicino al passaggio meridiano dal telescopio H-Alpha dell'Osservatorio Astrofisico di Asiago. È un telescopio da 60 mm con il filtro opportuno che consente di vedere la superficie del sole, o meglio la cromosfera, nella riga H-alpha. Questo è il rumore della cupola che viene movimentata per mantenere in appuntamento il sole, e anche aperta al massimo. Sulla parte destra dello schermo invece vedete l'andamento nei raggi X. In questo momento sono le 11 del tempo universale, l'ultimo dato, cioè le 13, è di 4 minuti fa, poi verrà aggiornato in tempo reale. Il Sole ha un'attività C2.9, vuol dire che, diciamo, rispetto all'attività di massimo solare, si trova a livello di background, quindi di fondo. In realtà, vedete, ci sono punti in cui è ancora più basso, ma spesso, proprio dai punti di maggiore profondità, di minore intensità, partono dei flare molto luminosi. Allora, questi sono flare che sono avvenuti intorno all'1:30 di questa notte, le 23:30, un M2:38, poi c'è stato un M1. M1:41 alle 5:30 del mattino, poi alle 6 un M3:97, quasi un M4, poi seguito successivamente da un M1:84, un M94. Poi c'è stato un C e un'ora fa circa un M1:47. Adesso vediamo con questo tipo di impostazioni se riusciamo a vedere eventualmente un flare. Le regioni più candidate, pronte per fare un flare, sono questa, che è la 3751, che si vede che ha delle zone un po' più chiare in H-alpha, e questa che invece ha mandato dei flare di classe M. L'effetto di questi flare sono delle coronal mass ejection, in particolare questa che è simmetrica, ora è stata mandata proprio verso di noi. Qui abbiamo il coronografo del satellite SOHO, che si trova nel punto lagrangiano, che ci mostra il vento solare che parte in tutte le direzioni, non soltanto lungo l'equatore come durante il minimo solare, ma in tutte le direzioni, e degli sbuffi che corrispondono alle coronal mass ejection. Questa immagine qui è l'immagine che abbiamo in diretta dal telescopio, che adesso provo a centrare meglio. Sono operazioni che nella cupola con una luce meridiana sono un po' complicate, perché l'abbagliamento. Adesso è centrato. Adesso mi rimetto nell'ombra con il computer. Qui si vede bene la struttura tridimensionale. Sembrerebbe un'immagine del Sole in luce bianca, ma in realtà è in H-alpha. Questo è invece il sito Space Weather Live, che ci dice:
da dove sono partiti i brillamenti di oggi. Questo è l'andamento nelle ultime 24 ore e questa è la sequenza che viene aggiornata man mano che un operatore controlla le immagini e le posizioni da cui vengono. In pratica gli ultimi tre flare qui recensiti, ultimi quattro sono dalla regione 3762, che è questa qui. La cadenza la vediamo, le 2.43, le 3.26, le 3.55, le 4.14, ne ha fatti praticamente in sequenza, è stato come un unico flare. L'ultimo flare, questo qui di classe M1.47, è avvenuto qui e l'abbiamo ripreso. Le riprese non sono tremendamente soddisfacenti e comunque sono qua. E questa è l'immagine che ho ottenuto con una aumentando il contrasto. Si vede che il flare è questo qui, questa linea che taglia le due regioni 37-51 e penso 37-52. Adesso lo confermiamo da questa immagine, dall'immagine che ci fornisce qui. Space Weather, che in realtà prende dal satellite. Ecco, le due regioni sono 51 e 61. E qui in mezzo c'è stato il flare. Le immagini sono capovolte perché c'è uno specchio, ma comunque la struttura è questa qui. Vediamo proprio in questa zona la parte più brillante del flare delle ore 11:30 UT, 11:30, quindi le 9:30 del tempo universale. Questo fenomeno l'abbiamo rappresentato qui nei raggi X con come quest'ultima colonna. La possiamo vedere anche nelle ultime 6 ore, si vede che c'è stato un flare, poi la fotografia è presa qui, nel 44, quando il livello era già di C6, si è rialzato a C7-8 subito dopo, l'evento flare è un evento veramente ridotto nel tempo. Si vede che inizia alle 11:32, c'è un picco alle 11:34, quindi dopo 2 minuti o 3, 11:35, e poi discende fino alle 11:43 in altri 12 minuti. Cioè è un fenomeno che devi cogliere nel momento in cui c'è. Ritorniamo con la visione a un giorno e con l'andamento dell'attività solare. Questa, ripeto, è registrata nei raggi X da un satellite geostazionario dedicato, si chiama GOES, Geostazionary Operating Satellite Compagnia Bella. E questa invece è l'immagine H-alfa. Allora, l'immagine H-alfa potrebbe, uno potrebbe dirmi, ma non è H-alfa, e invece lo è, solo che cerco di evidenziare le zone attive. Quindi qui ingrandiamo un pochettino la regione 3751 e il punto dove è avvenuto il flare, questo qui. Ora, la messa a fuoco può sembrare insoddisfacente, in realtà questo movimento che vediamo in continuazione è un movimento determinato dal seeing, cioè delle bolle d'aria che si spostano e fanno muovere tutta l'immagine. In realtà dovrebbero far muovere soltanto la zona
La scala di movimento che mi aspetta è una scala anche più ridotta. Invece qui il movimento è globale, quindi è molto possibile che stiamo anche influenzando leggermente il telescopio con il collegamento tra il computer e il telescopio tramite un cavo che ho mosso qualche istante fa. Magari questa è un'oscillazione globale del telescopio. La messa a fuoco si può migliorare, dipende dal seeing, è una cosa molto delicata. Adesso mi avvicino di nuovo per fare l'operazione, per tentare un miglioramento. Io mi aspetto che il flare prossimo accadrà qui, non è detto, visto che le regioni attive in questo momento sono un certo numero. Ecco, lavorare sotto il sole non è comodo, qui siamo al massimo della comodità per un osservatorio, possono esserci dei problemi. Ecco, sto sfocando leggermente per trovare poi il fuoco migliore. Adesso si vedono dei fenomeni di rimpicciolimento. Mi sembra che qui non si vada oltre questo tipo di precisione. Prova a stringere un po' la punta. Allora, con la cupola più stretta ci si può aspettare maggiore turbolenza, ma perché la stessa forma della cupola va a tagliare il flusso dell'aria creando delle bolle che possono fare questo servizio di movimento continuo dell'immagine. Adesso provo a cambiare anche la lunghezza d'onda del filtro. In realtà ci sono anche delle nuvole che fanno la concorrenza. In questo momento stanno passando delle nuvole. Non si vede una differenza. Cambiando la lunghezza d'onda. Non c'è proprio differenza. Allora, rioperiamo sulla messa a fuoco. Piccoli colpetti, molto piccoli. Quando l'immagine si vede allargarsi e stringersi, quello è un effetto che mi aspetto di più come risultato della turbolenza atmosferica. Ok, la visione d'insieme di questa cosa è qui. Possiamo ridurre un pochino la luminosità, riducendo il tempo di acquisizione a mezzo millesimo di secondo.
il sole non ha problemi nel darci fotoni, però nel momento in cui passa una nuvola si perde tutto. Allora, la regione attiva che ne ha fatti tanti è questa qui, si vede un pochino di attività. Questa zona sta comparendo sul sole, è nuova. Ecco le nuvole. Riportiamo a 75 centesimi di secondo, millesimi di secondo, 0,75 millisecondi. Se aumento la luminosità da 0,10 per esempio a 1,10, dovrei ottenere la totale sovraesposizione. Qui aumento fino a guardare cosa c'è al bordo. Qui abbiamo il massimo del contrasto, apparentemente. Possiamo aumentare un po' l'esposizione. Ma ancora non c'è il... Ecco, centriamo meglio il sole. Sono esposta. Adesso al meridiano abbiamo il massimo della luce, nuvole permettendo, e rimettiamo il controllo. Ecco, questa è aggiornata alle 11:16, è sceso al minimo, potrebbe fare un flare. La situazione sul piano della qualità dell'immagine, almeno sulla prima operazione, cioè l'osservazione a occhio nudo dallo schermo della telecamera, porta a questo risultato. Cioè questa è la cromosfera, questo è il reticolo cromosferico che si intravede appena appena. Il problema è un problema di contrasto. Allora, per migliorare il contrasto, io non conosco un altro sistema che questo. Io stampo questa immagine, la vado a mettere su Paint e la chiamo come JPEG o BMP, diciamo BMP, la chiamo 13:21 del 22 luglio. Dopodiché la apro con questo programma che è Iris. Mi sembra di averla creata qui. Eccola qui. E poi vado a fare un cambio di intensità. Metto da un minimo di 100 a un massimo di, vediamo quant'è il valore. Ci troviamo intorno ai 200, quindi puoi spostare anche a 210. E forse qui posso mettere 150 qui sotto per fare un'immagine più contrastata possibile. Ecco, questo è la situazione che si vede, si perde un po' il bordo.
più si allarga qui, più si prende. 120. Da 120 a 210 abbiamo un'immagine del sole un po' più contrastata. La salviamo. Con C contrastata. E poi la andiamo a riaprire in modo da vederla un po' meglio. Allora, l'ingrandimento ci fa vedere di più le macchie solari, le regioni attive appena appena più luminose del fondo e questo reticolo cromosferico con delle grandi strutture e poi il bordo del sole completamente sfumato perché ho fatto queste cose. Vedete la regione 37-62 e quella 37 51 sono le più evidenti. Si vede un filamento qui di lato e la qualità è quasi quella della rete Gong che possiamo ammirare in diretta, diciamo, dalle Canarie. Questo è il sole, vedete questo tipo di contrasti si avvicina un pochettino alla nostra. È chiaro che qui il contrasto della luce e intensità è migliore, però questo è quello che riusciamo per ora a ottenere. Le immagini sono l'una simmetrica dell'altra perché qui c'è uno specchio, c'è un prisma riflettente. E facciamo vedere cosa succede nel corso delle ore. Queste ieri e queste oggi. Questo è il flare delle ore 11 e mezzo di classe M. Questo è un flare forte che ha fatto ieri con emissione coronale. Questo sbuffo qui. Torniamo a guardare la situazione. Abbiamo una discesa al minimo dell'attività solare. La cupola che devo continuare spostare per mantenere la visibilità del sole. Rimettiamo anche l'immagine in diretta. L'idea è che se c'è un flare si dovrebbe vedere accendersi una di queste linee. Per adesso è tutto, vi ringrazio per l'attenzione.